Allora, benvenuti a tutti. Stasera abbiamo una presentazione molto particolare perché parleremo del mondo degli umani e dei cani, degli animali, degli esseri viventi, mi piacerebbe dire, senza distinzione di genere. Benvenuti alla libreria Io ci sto. Ne approfitto oggi in modo particolare per presentare la libreria, visto che con la riapertura di Feltrinelli, che è avvenuta ieri, mi sembra, giusto? Due giorni fa, vabbè, ma ci siamo sul mio, diciamo, sulla mia percezione temporale. C'è questa discussione un po' sulle librerie di Napoli, sulle attività e i quartieri più o meno forniti di librerie. E quindi ci teniamo sempre a introduzione delle nostre presentazioni a presentarvi questa realtà che tra l'altro il 21 luglio compirà 9 anni, che non è poco, perché Io ci sto è una libreria indipendente che si basa totalmente sul lavoro dei volontari. È l'unico che percepisce regolarmente uno stipendio, il nostro direttore libraio, che tra l'altro è una persona, è un libraio antiquario con una grande esperienza in questo ambito, quindi non è un libraio improvvisato, e grazie a lui, intorno a lui e al nucleo storico che volle Io ci sto fortissimamente 9 anni fa, da qui anche il nome strano che abbiamo, Io ci sto è stata questa risposta al richiamo apriamoci una libreria, e quindi iniziarono ad arrivare sui social queste risposte di vari soci e dire ok, io ci sto. Se ci volete aiutare, perché alla fine lo spirito con cui mandiamo avanti questa libreria e con cui cerchiamo di fare e diffondere cultura, ma anche di tessere relazioni sociali e di fare cose belle per il quartiere e comunque per tutta Napoli, per diventare soci basta pagare una quota di 50 euro l'anno o di 25 per chi è under 30. La libreria è organizzata in gruppi di lavoro, quindi in particolare per le presentazioni siamo penso 12 al momento più o meno, siamo 12 soci e che quindi si organizzano in base anche al loro sentire. Quando scegliamo, ecco, è molto bella anche questa scelta dei libri perché si crea questa affinità. Esatto, e devo dire che io e Stefania Squillante e l'altra socia della libreria, nonché componente del gruppo che ci accompagna stasera, e quindi Io ci sto è occasione di diffondere cultura, di fare amicizia, di stare sul territorio, di imparare un mestiere, perché comunque impariamo dal gestionale all'interazione con i fornitori, con le relazioni con le case editrici, e poi c'è questa bellissima occasione di conoscere gli autori speciali come quello di stasera. Grazie. Allora, benvenuta. Grazie. Sì, e non so se sia già acceso, no, ho premuto. Ok, Diana Letizia, la bambina. Buonasera, grazie mille, sono onorata di essere qui, di essere nella mia città, prima di tutto, nella prima presentazione ufficiale a Napoli, e di essere in questa libreria soprattutto, una libreria che abbiamo voluto intensamente con l'editore, tra tutte quelle che insomma ci sono sul territorio, proprio per il racconto che tu hai fatto, insomma, questa cosa che ci sia del volontariato, ci siano delle iniziative così personali, che si crei questo legame poi attraverso le presentazioni dei libri. Di solito capita molto spesso che diventano poi autoreferenziali oppure non vadano nella profondità del testo, che poi è quello che io ritengo debba emergere al di là dell'autrice stessa, insomma. Quindi io ti ringrazio te Stefania e ovviamente tutta l'organizzazione del Io ci sto. Allora, io ho chiesto di iniziare perché, scusate, ho un problema di allergia, quindi. Però era molto dispiaciuto, mi è stata molto dispiaciuta di dover lasciare questa presentazione di un libro che è veramente molto interessante, per l'approccio che è proprio diverso da quello che può sembrare. Vedere un pubblico è composto da persone che sono per la maggior parte sensibili all'argomento degli animali, dell'amore per gli animali, della cura e del rapporto tra uomo e animale. Però immaginiamo una persona che passa distrattamente tra gli scaffali e vede la foto di una
puttane su un libro che si chiama L'abbandono. Quindi lascia immaginare quella orribile pratica che in estate è così, purtroppo, non so se sia ancora molto frequente, molto frequente, sì, di abbandonare i cani, che è proprio il contrario dello spirito che muove questo libro, che è veramente una delizia per tutte le persone che hanno avuto un cane nella vita, che hanno intenzione di prenderlo, che sono titubanti all'idea di prenderlo, perché racconta di un rapporto uomo-animale in una versione veramente originale, almeno per quanto mi riguarda, in quanto gli animali sono non come gruppo, ma come singolarità, come individui, a pieno titolo personaggi, e poi, essendoci una forte componente autobiografica dell'autrice, sono addirittura persone, direi. Forse le offendo anche, perché anche nella loro rappresentazione come singoli, come individui, con delle personalità, delle individualità ben precise, rimangono però sempre diversi dall'umano. Cioè la capacità dell'autrice, che chiaramente è tipica della sua vita, e di aver sviluppato un rapporto con l'animale che non annienta la caratteristica dell'animale di essere tale, quindi del rispetto dell'altro. La dualità, cioè il rapporto, proprio il fatto che nella relazione ci siamo noi ma c'è anche l'altro, è molto forte. E poi è molto bello il contrasto, perché ci sono personaggi cani, e ci sono anche persone con cui si ha una relazione, e vediamo come tutte le relazioni sono in qualche modo difficili, soprattutto quelle umane sono complesse, hanno alti e bassi, mentre quelle con i cani, una volta che si è entrati nel loro linguaggio, sembrano molto più lineari. E poi quello che ho molto, e poi insomma parlo di poi facciamo da lei, perché è una persona, diciamo, una giornalista molto spigliata. È bellissimo sentir parlare del mio libro così. E quello che è anche molto interessante, che diciamo noi assistiamo in questo periodo una buona parte della popolazione, almeno a Napoli, nel quartiere Vomero, che storicamente è sempre stato molto abitato dai cani, quindi abbiamo un'evoluzione del rapporto negli ultimi anni con i cani, che vengono trattati, cioè il cane da compagnia, intendo, non il genere di cani. Poi nella storia ci sarà poi anche da raccontare la storia, che è molto avvincente, avventurosa anche. Dunque, c'è questo rapporto che fa trattare i cani forse in maniera un po' troppo umana, come dei figli. Cioè io, scusate, non parlo mai di fatti veri, però mi colpì molto che 2 anni fa, in un minuto di condominio, c'era la solita storia del cane che dava fastidio, che abbaiava. E allora si disse che la padrona non doveva uscire lasciandolo solo. E io, pensando di fare una battuta, proprio nella mia ingenuità, dissi: ma scusate, ma adesso che succede? La mattina mandiamo i cani a scuola all'asilo? Tutti vanno a lavoro e lasciano i cani a casa. Esistono. Poi ho scoperto, io pensavo che fosse una battuta assoluta. Io non lo lascio. E invece c'è questa, diciamo, ormai tendenza, e anche i cani sembrano risentire, mentre per quello che so io, insomma, il cane normalmente è quello che aspetta a casa il padrone. Adesso invece i cani non si lasciano fuori, si portano dappertutto, entrano dappertutto, i supermercati hanno il carrello con lo spazio per i cani. Quindi c'è un'evoluzione molto forte del rapporto col cane, che è sempre più presente nella vita. Però nel libro quello che è proprio interessante è che non c'è una visione unica di come deve essere il rapporto con i cani, perché abbiamo molti punti di vista, c'è anche da parte dell'autrice, questa è una grande capacità, la consapevolezza della diversità dei punti di vista, il suo, quello dell'etologa, quello della persona che li salva in questi canili, pensando che è meglio tenerli reclusi piuttosto che per strada, dove hanno dei pericoli molto gravi, come si svolge, insomma, la storia. Quindi abbiamo tanti punti di vista che danno anche conto di come sono diversi anche i padroni degli animali, come le persone sono diverse nel rapportarsi con gli animali. E poi c'è anche, in più, la storia personale che ha sulla dinamica familiare,
L'abbandono, infatti, è l'abbandono di persone, di due persone con cui si apre, insomma, non stiamo spoilerando, perché a parte che una parte, che poi il libro continua per tante parti, però è iniziale, perché l'abbandono proprio di riferimento è il primo abbandono che, diciamo, incolpevole, che è quello della morte, che è il più grande, insomma, il lutto, l'abbandono come lutto, e poi l'abbandono dell'amico che non sa esserti vicino nel modo giusto. A differenza del cane, con questo. Grazie mille, questo è stato un viaggio ascoltarti, è stato un viaggio in queste pagine, della prima volta che le sento raccontare così. C'è stata una presentazione a Roma, è stata una presentazione che è stata più impostata sull'aspetto proprio della cura del cane, quindi è la prima volta che sento una persona che mi racconta il mio romanzo ed è una grandissima emozione, ti ringrazio tanto. Penso che ne sentirei molte altre perché è un libro che viaggerà. me lo auguro, spero, grazie mille. Hai toccato tantissimi punti, sei partita secondo me dalla parola chiave di questo romanzo, che è quella che è relazione. Questo romanzo effettivamente va dentro le relazioni umane. Perché c'è una cosa che noi diciamo spessissimo, io sono la direttrice di Kodami, che è un magazine che si occupa di relazione proprio tra uomini e animali, e uno dei nostri punti fondamentali, il nostro manifesto, quando abbiamo deciso di far nascere questo magazine, era capire che noi ci parliamo comunque tra umani. Abbiamo una visione del mondo che è prettamente antropocentrica, noi vediamo il mondo dal nostro punto di vista. Nell'antropocentrismo c'è qualcosa che secondo me dobbiamo salvare, ovvero ricordarci che questa è una caratteristica della nostra specie e l'alterità può essere solo comunicata attraverso quella che è la nostra capacità che ci distingue dagli altri animali, il che non vuol dire che siamo meglio degli altri animali, ma ci distingue da loro, che è quella del linguaggio. Quindi il linguaggio è per me poi la chiave che unisce il mio lavoro, la mia professione, con quella che è invece la mia natura e la mia passione più grande, che è la scrittura, semplicemente. La relazione passa attraverso queste pagine, partendo quindi dal presupposto che se io non so comunicare con una persona, posso essere anche la più grande esperta di cani, la più grande esperta di qualsiasi altro essere vivente che c'è sul nostro pianeta, ma non riuscirò mai a far capire a qualcuno della mia specie che cosa io posso osservare e capire, quindi avvicinarti al concetto di un cane che, come giustamente tu sottolineavi, che è un aspetto per me fondamentale, veramente questo libro nel premio, è altro da me, e ogni cane ha la sua individualità, la sua singolarità, come noi. Ognuno ha la sua personalità, quindi personalità è la parola che mi piace di più attribuire a un cane, un gatto, un cavallo, insomma, quindi uscendo anche proprio dal nostro antropocentrismo, appunto. La relazione passa attraverso dinamiche che tutti noi conosciamo. In questo libro la relazione è quella che c'è tra esseri umani e che parte, appunto, come dicevi tu, da un abbandono. La copertina di questo libro è simbolica, perché questo cane in realtà sta accogliendo, sta aspettando, è un cane che accoglie, non è un cane che è stato lasciato. C'è un'ombra che sta entrando, infatti la testa è rivolta verso il cane proprio. Non è di spalle, non è un cane felice, è un cane che comunica serenità. Assolutamente. Anche la scelta dello sfondo rosa è tranquillità, serenità, perché la parola abbandono, proprio in contrasto con quello che viviamo, purtroppo sì, te lo confermo ancora oggi, è una piaga costante, in questo caso è proprio abbandonarsi alla relazione, abbandonarsi alla possibilità di accettare che la vita è un viaggio, nasciamo, viviamo e moriamo. E la protagonista di questo romanzo, di fronte a due abbandoni invece nel concetto proprio quello più tosto, pesante, difficile della vita, la morte di suo padre, l'abbandono della sua migliore amica nel momento in cui il padre purtroppo non c'è più, grazie alla relazione che ha instaurato col suo cane, quindi questo cane meticcio che adotta proveniente dal sud, e qui si aprirebbe un altro mondo, quello dei cani, la differenza che c'è in questo paese tra sud e nord Italia, che non è solo la differenza culturale che noi abbiamo in questo paese, si riflette anche nella relazione con gli animali, adotta questo cane l'aiuta tantissimo, l'aiuta poi in uno scambio reciproco, perché ecco, poi il rapporto per me con il cane sostanzialmente è basato sul rispetto. Io credo che ci siano dei confini molto chiari tra noi e loro, dove si passa attraverso un'amicizia. E un'amicizia è fatta anche di compromessi. Quindi è chiaro che il cane che vive con noi è un cane che necessariamente è sottoposto ai nostri ritmi, necessariamente non sceglie, però secondo me, spero che questo libro lo possa trasmettere agli altri, possiamo dargli la possibilità di scegliere. Già solo se noi guardiamo il nostro cane in passeggiata ci indica la strada. E farci portare nel mondo da un cane
è un'esperienza meravigliosa, anche dal cane proprio di famiglia. Questo libro porta questa protagonista, attraverso la relazione col suo cane, a conoscere il mondo dell'educazione cinofila, e qui vado a quella parola che tu hai usato. Noi usiamo un linguaggio umano, quindi asilo per noi è una parola che ci fa sembrare anche strana questa cosa. Se invece noi concepiamo i luoghi di educazione cinofila, che sono l'esatto opposto dell'addestramento, dell'addestramento coercitivo, del cane visto come oggetto, del cane come cosa, sostanzialmente è meccanicistico, questo approccio che si chiama cognitivo-relazionale, e la parola relazione c'è sempre, ti apre alla possibilità di far fare al tuo cane delle esperienze di socializzazione, delle esperienze di vita come le facciamo noi, lì dove appunto, come dicevo prima, sono cani che vivono con noi, non hanno la possibilità di fare tanta esperienza, a differenza dei cani randaggi del Marocco che la protagonista poi conosce ed incontra in questo suo viaggio, che è un viaggio sostanzialmente nella vita. E attraverso la relazione con questi cani, la vicinanza di un'altra amica che le apre il mondo dell'etologia, della conoscenza, in realtà lei ritrova i rapporti con le persone, quelli cani come specchio, ma come specchio che ci rimandano in ogni caso il bene e il male di quello che noi siamo. Quindi io non sto parlando di quell'affetto, di quell'amore, di quella passione non razionale che sfocia molto spesso nel salviamoli tutti, nel meglio nei canini che liberi strada, ma che vede, almeno dal mio punto di vista, una prospettiva in cui il Marocco, questa esperienza in questo piccolo paese che si chiama Taghazout, ci insegna che una convivenza con gli altri esseri viventi su questo pianeta è ancora possibile e che noi umani ce la possiamo ancora fare. La parte preponderante del libro parla proprio di questa realtà del Marocco, al di là della tragedia, insomma, dei cani che vengono ammazzati non solo in Marocco ma in tutti i paesi un po' come definirli, una volta si diceva in via di sviluppo, ecco, sì. Io sono di matrice economistica, si diceva in via di sviluppo, poi qualcuno disse ma i miei sviluppo pare che si debbano per forza sviluppare, in realtà forse bisognerebbe insomma il terzo mondo poi diventato essenziale, tutto questo problema di seguire sempre le parole forse si dovrebbero semplicemente liberare dall'Occidente, diciamo che hanno meno libertà, però insomma l'Occidente per quanto abbia tanti limiti però anche forse certo non, nessuno si sognerebbe di ammazzare i cani per strada. Guarda, lo facciamo ancora in Italia, attenzione, cioè noi lo facciamo ancora. Però per il gusto proprio del... Sì, sì, lo facciamo. Diciamo... nell'ambito della perversione. No, ti assicuro che proprio è ancora, sono fenomeni soprattutto nel sud Italia, dove ancora si procede ad avvelenamenti. Non viene più fatto in maniera così sistematica, però quello che fanno in Marocco è quello che facevamo sistematicamente noi 40 anni fa, prima della legge Polaro del 91, insomma. Quindi lo sviluppo, certo, da questo punto di vista ci porta in quei paesi, però poi bisogna sempre vedere i due aspetti, no? Perché in realtà queste pratiche non portano a nulla, ma quello che io sto vedendo e quello che la protagonista pure descrive poi in una parte del romanzo è che se lo sviluppo vuol dire accumulare cani all'interno dei canini, io non lo so, cioè io dirò anche una cosa molto estrema, è quello che penso, è quello che pensiamo noi dell'associazione di cui faccio parte, che è uscito all'interno di questo libro, Sans Dogs International, ma quando c'è stato il massacro di questi cani in Marocco e noi siamo ritornati, io sono tornata sul posto per verificare la situazione, in questo libro faccio un attimo un focus, io racconto la storia di Panda, che è un cane in cui la protagonista si specchia, in cui si riconosce molto in questo dolore, in questa rinascita. Quando avviene questo massacro, la seconda volta che torna in Marocco, si scopre, faccio un piccolo spoiler, che Panda era stato salvato, recuperato, ma messo dentro un canile. Nel momento in cui viene messo nel canile, viene ucciso dagli altri cani. Quindi attenzione sempre a come salviamo, attenzione sempre a come agiamo, perché lo facciamo sicuramente mossi da una necessità, e salvare quel cane, salvare quei cani, quella notte, la notte del massacro, è stato fondamentale, non c'è nessun senso di giudizio nei confronti di quei marocchini, perché ci tengo molto a dire che gli stessi marocchini hanno salvato i cani, gli stranieri che erano sul posto, voglio vedere uno di noi a trovarsi in mezzo a gente con i fucili che spara in mezzo ad un paesino turistico per uccidere questi cani, ed avere poi anche la razionalità di dire attenzione, aspetta, questo me lo porto a casa, questo ha questa personalità, è meglio che non sta con quell'altro cane, però l'esempio di questo cane che alla fine per essere salvato è morto e in un modo ben peggiore ci ha fatto dire per molto tempo a noi dell'associazione, a noi che abbiamo conosciuto questi cani, era meglio con un colpo in testa, era meglio libero con un colpo in testa.
concorso interesse. Però al di là di questo aspetto tragico, quello che a me ha colpito molto era la fase, diciamo, precedente. Di rinascita. No, anche lì, a parte la rinascita, proprio la relazione, sì, diciamo a tempo zero, tra i cani liberi e questo gruppo, e gli umani, insomma. Perché si vede, hai proprio la percezione di due specie che nella storia del mondo si sono scelte e hanno convissuto. Al di là di questo atteggiamento di cura, noi abbiamo, cioè, in Occidente, diciamo, nella nostra città, cioè questa idea di prendere quasi di adozione, no, si chiama proprio di adozione, quindi come se uno avesse un bambino di cui si prende cura. Invece nella libertà che era possibile in questa esperienza, magari te la descrivi, del Marocco, c'è proprio la libertà, e quindi come tutte le relazioni che nascono in maniera libera, l'accettazione, la scelta, e c'è l'individualità di ogni personaggio. Mi piaceva molto le parti delle sequenze dove erano presenti sulla spiaggia e tu le racconti con una tale soltezza che tu veramente dimentichi, cioè il lettore dimentica che si sta parlando di un gruppo, non la visualizza nemmeno perché non siamo abituati a pensare in questo modo, cioè persone che stanno a mare con una serie di cani intorno, e deve essere stata una cosa bellissima, e lei lo racconta con grande naturalezza. È un'emozione incredibile, cioè quello che noi siamo abituati a vivere con il cane è un rapporto uno a uno, e questo rapporto di dipendenza e a volte anche di codipendenza, no? Quando noi ci mettiamo molto in gioco con emozioni e sentimenti che vanno al di là di una relazione sana. Sostituire un cane con un figlio, sostituire le nostre frustrazioni rispetto a un partner. Quando tu scopri com'è il cane libero, il cane che non ha un umano di riferimento, mi sono bloccata perché io non uso mai la parola padrone, non uso la parola proprietario, faccio fatica ancora pure io nel linguaggio comune a fermarmi, però ci tengo tanto a trasferirla questa cosa, no? Cioè come superare il concetto di proprietà, come superare il concetto di cane come res. Nel nostro codice civile il cane è un oggetto, è un bene mobile. Nel nostro codice penale, se noi uccidiamo, facciamo del male, maltrattiamo un animale, veniamo puniti perché offendiamo il sentimento della persona, non perché facciamo del male ad un altro individuo. Quindi c'è ancora tanto da fare in questo paese così sviluppato e occidentale. E, rispetto a quello che dicevo, che mi chiedevi, questi cani diventano una comitiva. È come uscire con un gruppo di amici. E la bellezza di una relazione che si trasforma completamente, che posso definire come una relazione di intermittenza, che ha sempre la stessa intensità. Immaginate questo paesino nel Marocco, molto spartano, un paesino di pescatori, ancora con le fogne a cielo aperto, con una non raccolta di spazzatura, di persone molto semplici, con questa moschea, con l'imam che chiama la preghiera, che allo stesso tempo però viene vissuto da turisti come giovani, surfisti, quindi ragazzi molto aperti al mondo, aperti alle relazioni proprio. E c'è questo gruppo di tantino, un centinaio di cani, e ognuno di loro ha il suo territorio sostanzialmente, che vivono in perfetta convivenza tra di loro e in perfetta convivenza con le persone. Sono super socievoli, hanno un grande desiderio di relazionarsi alle persone, a seconda poi delle singole personalità, perché poi c'era Sentinella che per esempio aveva il ruolo di mappare il territorio. Noi andavamo a fare queste passeggiate e ci trovavamo insieme a questo branco di cani, e ognuno di loro decideva se venire con noi o non venire con noi. Quando facevamo le nostre pause, ci si stendeva al sole e c'erano i nostri amici cani intorno a noi, come veramente una comitiva di amici. La sera si andava a mangiare, i cani avevano i loro spazi, sapevano in quale ristorante potevano entrare, dove posizionarsi, ci si accompagnavano nel nostro residence, ci si salutava come si fa tra amici, e il giorno dopo, se loro andavano e se noi andavamo, si ricominciava a camminare insieme nel mondo. Questa cosa ti cambia completamente la prospettiva anche del pet, cioè dell'animale che noi teniamo in casa. Però attenzione, c'è una cosa molto importante, perché io ricordo sempre che io ero nell'ambito di questo viaggio all'epoca, quello devo usare come termine, la proprietaria media, no? C'era una giornalista che aveva appena iniziato la sua storia con il suo cane e che si trovava in mezzo a veterinari, istruttori, educatori cinofili, quindi professionisti.
La bellezza del percepire, forse non avevo ancora iniziato a studiare etologia, non avevo approfondito bene il comportamento del cane, però questo che cosa mi ha portato a vedere? Che molto spesso da parte di quelli più istruiti c'era un confronto, no? Guarda come sono fighi questi cani, e nostri invece no. E a un certo punto io ho pensato a Frisk, che nella finzione letteraria l'ho chiamato Omar, che è il mio cane, e pensavo, vabbè, ok, però Frisk qui effettivamente non sa che avrebbe molto bene, cioè proprio insomma, un bulletto di dei Carugi di Genova, che insomma il classico maschio un po' bullo, bulletto, insicuro. Però poi pensavo, vabbè, allora, però se venissero Tonto, Brutus, cioè questi cani così equilibrati, così nei vicoli di Genova, sarebbero in grande difficoltà. Quindi sempre questa cosa che, di capire che ognuno è quello che è a seconda del contesto in cui vive. Cioè, ognuno di noi fa tutto quello che può per vivere una vita quantomeno vicina a un concetto di felicità, se posso usare questa parola. In effetti è quello che mi è piaciuto di più del libro, l'originalità e la possibilità di scoprire, di riflettere attraverso questa relazione tra esseri viventi, per cui non esclusivamente focalizzata sul mondo degli umani, ma avere la possibilità di riflettere sull'importanza della comunicazione, sul fatto che appunto forse, come dicevi tu prima, gli esseri umani si sono sempre sentiti in un rapporto privilegiato per la consapevolezza, per il modo in cui si percepiscono, per il modo che hanno di utilizzare il linguaggio, anche se poi, voglio dire, anche studiando un minimo di psicologia spicciola si sa che anche tra noi umani il linguaggio verbale è quello che è meno influente poi. Mentre invece proprio l'osservazione del comportamento e del modo di fare di questo gruppo di cani dà la possibilità al gruppo di esseri umani di riflettere sull'importanza e su quella che è la comunicazione, in particolare la protagonista, di fare un punto, di fare un bilancio un po' della sua vita, di rendersi conto, di chiarire alcuni aspetti che, se non avessi avuto questa possibilità di osservare un modo di vivere altro di altri esseri viventi, non avrebbe avuto poi il percorso e la capacità, come hai appena finito di dire tu, di raggiungere una situazione di equilibrio, di soddisfazione, di serenità. Ecco, non, a me non piace usare la parola felicità perché è difficile, però no, ma poi è uno stato transitorio, una cosa che dobbiamo. Penso che un altro grosso inganno, no? Che poi un po' si ricollega anche a quello che diceva Stefania prima. È vero che ultimamente c'è questa tendenza ad occuparsi in modo morboso dei cani, in qualche modo a volersene prendere cura utilizzandoli come sostituti di altri esseri umani. Ma il problema è sempre lo stesso. Perché succede questo? Noi esseri umani tra di noi penso che siamo arrivati nel punto più basso della capacità di interagire e di comunicare. E veramente forse osservare con maggiore umiltà altri esseri viventi potrebbe aiutarci a ritrovare un posto più degno su questo pianeta che veramente sfruttiamo in modo indecente. E, allora, quando ti è venuta, allora io vado sulle domande un po' più banali ma curiose, cioè quando ti è venuta l'idea di scrivere, poi lasciamo anche la parola al pubblico, mica pensate. Facciamo le domande per messo per un intervento. Assolutamente sì, dopo mi alzo e vi porto il microfono. No, ma ho una voce abbastanza. Io volevo sapere una cosa molto banale. Sì. L'idea del libro nasce a valle dell'esperienza di viaggio, oppure l'esperienza di viaggio, o meglio, nasce in parallelo all'esperienza di viaggio, l'esigenza di scrivere durante il viaggio che poi si trasforma in libro? Nasce dopo. Questo libro nasce al rientro dal secondo viaggio dal Marocco, quando lì effettivamente anche a livello appunto autobiografico personale si risolvono i due abbandoni.
I due viaggi sono stati l'esperienza formativa più forte dei miei ultimi 10 anni, praticamente, cioè di questo decennio della mia vita. L'ho realizzato nel tempo, cioè nel senso che mentre lo vivevo io mi sentivo di nuovo nascere dentro di me una ragione di vita, aiutata sicuramente da persone che sono state vicino a me in quel periodo, degli sconosciuti, perché comunque non erano le persone della mia vita, insomma, e aiutata tantissimo ovviamente dall'osservazione dei cani. Questo approccio che io ho imparato, che è quello del cognitivo zoantropologico, che è quello di dare e attribuire cognizione ed emozioni agli altri esseri viventi, mi ha riportato alla necessità di comprendere meglio perché determinati atteggiamenti, determinati comportamenti che ti feriscono, che ti vedono, che ti fanno sentire abbandonata, possono essere in realtà, e uso un'altra parola che per me è difficile usare, perdonati. Ma lì dove però io ci tengo sempre a sottolineare che la parola perdono, visto appunto ritornando al paese in cui siamo e all'Occidente in cui siamo, non ha nulla a che vedere con un'accezione prettamente cattolica del termine, ma ha molto a che vedere con quello che dicevamo all'inizio, cioè con la possibilità di arrendersi anche alle ferite e di comprendere che quando una persona che ti ama ti ferisce, o almeno questa è l'idea che io mi sono fatta e che ho voluto trascrivere alla protagonista, non lo fa perché lo vuole fare, lo fa perché non poteva fare altro. Accettare questa cosa è stato lungo, difficile, e dopo i due viaggi in Marocco io ho sentito l'esigenza di doverlo scrivere per me, e poi non lo so se sia così per tutti, ma nel momento in cui questo libro è nato non è più mio. È un libro in cui effettivamente poi non so quante persone di quelle che sono qui oggi l'abbiano già letto o si apprestano a leggerlo, ma effettivamente ognuno di noi, soprattutto chi ha un rapporto con un animale, riesce a trovare una parte di sé. E quello che stavi dicendo prima, ognuno dà quello che può. Si perdona perché ognuno di noi ha la propria storia. Se c'è affetto e amore, vero? Sì. Credo di sì. Poi forse bisognerebbe, ecco, forse una parola che è troppo inflazionata è proprio amore. Sì. Allora, se siete d'accordo, se Stefania ha qualche altra domanda, ma altrimenti. Io... una piccola obiezione, ma molto bonaria. Anche che non ho un rapporto con l'animale, cioè, io non sono un animale, però il concetto di abbandono è talmente, un'esperienza talmente fondante dell'essere umano, che nessuno può dirsi esatto. E poi certamente il perdono è questo. Io quando sento parlare male del cristianesimo, che sono cattolica, però non certamente dico quando sento, perché purtroppo lo so che noi scontiamo anni di avvisamenti, perché si pensa al perdono come dire noi peccati e il prete ti... Sì. No, però è assolutamente la percezione, che la definizione che hai dato del perdono è esattamente quello che condivido, e che credo che anche questo sia un'esperienza molto bella. Si è arrivata a questa conclusione, che è anche simile alla mia da altre esperienze, da altri abbandoni. E anche io credo che una persona ci fa del male perché doveva sopravvivere, no? Ma come dici tu, cioè c'era quasi una necessità, perché non c'è la volontà di far del male. A volte sì, io parlo del male che può essere perdonato, perché ma tutto il male, perché poi voglio dire la decisione del perdono stiamo andando fuori tempo. Io volevo lasciare spazio effettivamente al pubblico, perché ci sono è un argomento assolutamente molto interessante, anche tenendo conto del fatto che poi ci ritroviamo molto spesso io e Stefania, però ci stiamo rendendo conto sempre di più che partiamo da posizioni assolutamente distanti. Io vi adoro, però è meraviglioso. Sì, è bellissimo, partendo da punti di vista diversi, però poi arriviamo alle stesse conclusioni, e questa cosa è bellissima. Io volevo solo aggiungere una cosa. Sì. Abbiamo tanto parlato del rapporto con gli animali, volevo solo risottolineare che questo libro parla di noi, perché questo libro non ha la presunzione di parlare a nome degli animali. Cioè comunque ci hanno dato di fatto che
che è quello che dicevo all'inizio, e soprattutto c'è un aspetto intimo, profondo della relazione tra persone. Questo libro parte da un presupposto che è fondamentale, che è la perdita di un padre e la perdita di un'amica, e queste due cose sono non sono solo due abbandoni, ma sono due lutti, uno reale, concreto, e un altro invece che come il libro racconta porta ferite che possono essere rimarginate. Volontario e involontario, perché per dire sulla morte non abbiamo potere, nell'altro caso sì. Esatto. Procedo a chiedere. Allora, faccio arrivare il sì, grazie. Buonasera, io sono. Buonasera. Lo zio. Buonasera. È vero che il libro parte da un rapporto di umani con animali, in particolare col cane, per poi trasfigurarsi in quello che è il rapporto tra umani, in particolare tra il padre e l'amica. Però io in relazione al rapporto con gli animali volevo esaminare un aspetto che semmai è, diciamo così, propedeutico ad un'esortazione, e mi riferisco a questo. La mia nipotina ha molta esperienza di quelli che sono i lager, i canili privati e comunali, e lei ha avuto molte occasioni per visitarli. Qualcuno l'ho visitato pure io e ne ho tratto un'esperienza molto dolorosa, perché entrare in questi ambienti si vedono questi cani che si appendono sulle reti di protezione, quasi a supplicare il visitatore, con quello sguardo quasi perduto, con cui dicono quasi: prendimi con te, voglio darti il mio affetto. E questo è un aspetto del problema che purtroppo è quello che è, perché ci sono canini, diciamo, sostenuti da persone che sono avanti degli animali, ci sono quelli invece fanno una sorta di speculazione per un fatto economico. D'altra parte, che cosa c'è? Degli allevatori, e forse dicendo allevatori li nobilito, perché sono degli speculatori, perché ce ne stanno anche in Italia, specialmente all'estero, nell'Europa dell'Est, dove forzano le razze, fanno nidiate non so quante volte all'anno, nell'ambito di quello che è proprio il genere degli animali, e nidiate numerosissime con accoppiamenti tra diverso genere della stessa nidiata, non so se chiamano i fratelli e sorelle, insomma. Consanguini, giusto, è il termine che mi mancava. E addirittura con i genitori, cioè qualche cosa che è veramente contro natura. E allora purtroppo è un fenomeno che esiste. Qual è l'esortazione? Quale dire alle persone sensibili: se avete bisogno di un cane, andate nei canili. Innanzitutto prelevate un animale che ha necessità, bisogno di affetto, e dà affetto. Nello stesso tempo prendete un animale a costo zero. Mentre questi speculatori che mandano i cani, non so se qualcuno ha visto qualche servizio. Sì, Gianfranco, ti fermo perché mi hai servito su un argomento fondamentale. Mi aiuti tantissimo. Ma ti devo l'assist. Sì, questo termine sportivo. Per cui l'esortazione, ecco, la fai tu, perché chiudi tu l'argomento, perché già hai capito io dove vado a parare. Un'altra cosa voglio dire, mi riferisco alla dottoressa, che quello è un aspetto che andrebbe veramente approfondito, che noi in ogni questione, in ogni aspetto, in ogni valutazione c'è sempre un qualche cosa di degenerativo, che, e mi riferivo alla trasfigurazione che molti umani fanno hanno con gli animali, cioè non hanno come trasferire affetti su persone vicine o mancanza di affetti umani, e li trasferiscono sugli animali, in particolare sui cani. Allora c'è una, diciamo così, un qualche cosa che va esaminato a livello psicanalitico, perché l'amore per gli animali e per il cane è una cosa, però c'è un limite. Molte volte io vedo persone che non si capisce, insomma, se sono sani di mente o meno, perché trattano l'animale come se fosse un figlio, e per me che una differenza ci deve essere. Questo è quanto, auguri alla grazie mia. Grazie mille, grazie.
Rispetto alla prima parte dell'intervento, io ci tengo a sottolineare una cosa. In questa sala c'è Luigi Carrozzo, una persona per me importantissima. Io da quando conosco Luigi collaboro con lui, vado al suo rifugio, praticamente lo stalkerizzo, cioè diciamo come stanno le cose. E no, però ci tengo a precisare che Luigi è proprio l'esempio di come dovrebbero essere tenuti e gestiti dei posti che non chiamo nemmeno rifugi, ma sono delle oasi, dove i cani hanno la possibilità di esprimersi, di vivere in gruppi sociali, con una persona che tutto quello che gli racconto sull'abbandono corrisponde a quello che Luigi mi sta insegnando e continua ad insegnarmi veramente ogni giorno. Rispetto, relazione, cura, dove la parola cura finalmente assume il significato più profondo e più bello che deve avere, cioè quello etimologico, e non diventa, come giustamente anche Giancarlo stava sottolineando, invece quell'aspetto psichiatrico, io lo definirei, cioè di ossessione, e dove non c'entra nulla il concetto di tutela. I diritti d'autore dell'abbandono sono tutti destinati a progetti come quelli di Luigi, le vendite di oggi sono destinate al rifugio L'Emozione Non Ha Voce, e saranno destinati anche ad altri rifugi in tutta Italia che operano allo stesso modo in cui opera Luigi Carrozzo, quindi con un approccio che si basa sulla cognizione e sulla conoscenza delle emozioni e dell'alterità dell'animale. Questo è secondo me la risposta che io posso dare a quello che in realtà Giancarlo ha già descritto perfettamente. Giusto due piccole cose, io ci sto, ha sempre accolto gli animali qui insieme agli umani, agli altri animali, e quindi anche da questo punto di vista è un'associazione a cui piace collaborare. Quindi perché lo sto dicendo? Perché mi farebbe piacere in futuro organizzare altro con Luigi Carrozzo per aiutarlo per il rifugio e per raccogliere fondi, perché rientra assolutamente nello spirito anche della nostra associazione. E un'altra cosa che volevo dire, no, ringrazio io te, perché scrivere un libro e destinarne i diritti ad attività che sono poi per la collettività, per tutti, è un salto in avanti evolutivo, direi. E parlando anche di questo, noi ci soffermiamo molto sulla sofferenza che gli umani impongono in alcuni casi ai cani o comunque agli altri esseri viventi, ma in realtà l'essere umano è cattivo anche con l'altro essere umano, cioè ci sono, quando lei parlava, purtroppo io pensavo a situazioni analoghe anche nelle case famiglia, cioè già il fatto di c'è una situazione riguardo la gestione dei bambini, bambini che vengono tolti alle famiglie semplicemente per motivi economici. Non esiste un elenco ufficiale delle case famiglia, non si capisce queste case famiglia come vengano utilizzate, come vengano gestite. A noi in passato è capitato anche come associazione che volendo aiutare chiedono soldi, non chiedono, volevamo donare tramite anche una ditta che produce scarpe, volevamo donare delle scarpe, ci hanno chiesto espressamente dei soldi, quindi ti fai tante domande. E quindi forse, ecco, ritornando al libro, quello che mi ha affascinato e che mi ha dato anche un respiro di ottimismo, il modo di vivere degli esseri viventi che non sono gli esseri umani, e in qualche modo ci dà la traccia di quello che è ancora sano, di un vivere nel qui e ora, su cui spesso tu insisti, su cui ritorni tanto, ma è un qui e ora che è di felicità quando c'è, di accoglienza del dolore, di collaborazione, però comunque tutto all'insegna di equilibrio, di una sanità mentale, oserei dire, sanità mentale che effettivamente nell'essere umano stiamo totalmente perdendo. Ci sono altre domande? In realtà volevo ricollegarmi a quello che stavi dicendo, mi spiego, vabbè, senza poi andare troppo su filosofie orientali dove ci sono festival del cane ammazzato, Shaolin e quant'altro. Già in tempi più vicini a noi, quando c'erano i circhi, cani e gatti sparivano misteriosamente perché dovevano servire come cibo per
le bestie. Quindi voglio dire, non è che siamo molto lontani dai paesi in via di sviluppo. Detto questo, però, mi ricollegavo a quello che dicevi per una mia esperienza, anni 2000, mi trovo a trovare un cucciolo di cane alla spiaggia di Acquamorta a Monte di Procida. Scopro che il giorno dopo i cuccioli sono due, anzi sono tre, per la precisione c'è una mamma cagna che ha fatto la montata lattea per due cuccioli diversi da lei, perché uno era un cucciolo di Labrador, eccetera. Scopro che praticamente gli scogli di Acquamorta sono pullulano di cani, stiamo parlando dell'epoca, cani abbandonati dalle isole, dai pescatori, molto spesso cucciolate, femmine incinte, oppure i padroni che portano giù i maschi a sfogare con gli altri cani, insomma praticamente miriadi di cani a quant'altro. Tra le varie cose che scopro mi rendo conto che si è creata una gerarchia all'interno del branco, dove ognuno ha il suo ruolo. Quella mamma io l'avevo ribattezzata Regina, perché sembrava che quando passava lei gli altri aprissero un barco. Allora, riflettendo su questo, riflettendo anche su questo racconto, mi rendo sempre più conto che mentre noi formiamo una gerarchia sociale obbligatoria, loro la creano forse per una questione anche non di sopravvivenza, ma proprio per una questione naturale. Allora mi domando, in realtà... Elaborativa. Allora la domanda reale è: chi è il vero abbandonato, il cane o l'essere umano? È un'osservazione bellissima, per me c'è un aspetto secondo me fondamentale, si ritornano anche le parole di Stefania, no? Noi volevamo parlare di coevoluzione tra noi e i cani, e se vogliamo dare un'immagine bellissima, volevo dire, un'immagine completamente diversa del cane, eh? Pensate al cane quanto ci manipola, cioè, sto cambiando completamente la prospettiva, no? Cioè, ecco, smettiamola di vederlo come questo cane che ci dà affetto, che sta sempre ad aspettarci fuori la porta. Pensiamo all'intelligenza emotiva che hanno avuto questi animali. È l'unico animale che ha camminato nel mondo insieme a noi da 40.000 anni, cioè non si riesce nemmeno a stabilire da quando. Forse in realtà dovremmo cominciare più che a pensare di animalizzarli, di bestializzarci. Noi. Assolutamente sì, cioè quello che ti fa vedere un cane. Il cane che sta con te, perché poi veramente quello che dicevo prima, i cani liberi ancora di più, quei cani lì mi hanno riaperto veramente alla vita, ma è proprio il qui ed ora, la libertà di scegliere, la consapevolezza di voler stare insieme oppure stare insieme al proprio branco sociale, quella cosa che hai detto io nel romanzo, c'è un passaggio in cui racconto proprio di queste mamme che collaborano insieme e di questo maschio adolescente che fa da dog sitter praticamente e si dà un ruolo e la sua comunità gli dà un ruolo e non c'è questa cosa, questo concetto che noi abbiamo appunto della gerarchia di dominanza, chi è sopra, chi è sotto, che è tipicamente umano e noi l'abbiamo passato anche loro, l'abbiamo passato ai lupi, ci raccontiamo ancora la storia che il lupo alfa è quello che comanda con la femmina. C'è un mondo invece che ci racconta quello che stavi dicendo, proprio come la collaborazione è la nostra forza. E noi che siamo animali tra animali, questo, se vogliamo rimanere antropocentrici, questo dovremmo prendere al posto di essere dei dominatori, dominanti e pretendere che gli altri esseri viventi esprimano i nostri stessi pensieri, i nostri stessi sentimenti. Il cane ad oggi è l'animale meno studiato al mondo, cioè sono stati gli ultimi 20 anni che hanno portato a studi scientifici a volte anche surreali, no? Perché chi vive con un cane molte cose le sa. Il cane è geloso? Hanno fatto i test per stabilire se il cane è geloso o meno. Poi la scienza è importantissima perché giornalisticamente ti consente finalmente di fare degli articoli in cui dici guarda, come puoi contestare? Non lo dice nella Letizia, dice lo scienziato, quindi questo mi ha detto un po'. Però insomma, cioè, chiunque vive con un cane una relazione sana sa benissimo quanto ci si scambia e quanto il cane abbia condizioni, emozioni, io l'ho sempre su questi due termini. La differenza tra il comprendere se il cane fa i dispetti o piuttosto bravissimo, lancia segnali, bravissimo, è diverso, esatto, perché esatto. Se non c'è malizia nel cane non c'è neanche esatto. Il dispetto. Assolutamente sì, e poi pensiamoci appunto alla loro furbizia, alla loro intelligenza, sono 40.000 anni che ci stanno ascoltando questi cani. Io lo devo contraddire, vai. Perché io sono padrona di una bassotta, ma non è dispetto se cazzi in mo
cosa, è cazzo no, vabbè, si è umanizzato un po' parecchio. No, è di un'intelligenza, no, è di un'intelligenza incredibile. E, ecco, così come mi ha dato molti segnali, devo dire che mi ha aiutato anche a crescere mio figlio, perché in qualche modo quando tu impari ad ascoltare il non verbale, vabbè, mi ha dato molte indicazioni quando io magari stavo sbagliando approccio con mio figlio, la guardavo e mi rendevo conto che mi lanciava, come dire, questa è la perché? E questa cosa degli specchi, al contrario, quando dedicavo troppo tempo a mio figlio e magari tornando dal lavoro dopo quindi la giornata vedi che non era, ci sei, comunque era un messaggio, era un messaggio di attenzione, sì, e ritorniamo sì, al discorso sì, per cui il cane alla fine non ha la cazzimma, che è un sentimento umano di fondo, è un richiamo di attenzione. Io su questa cosa del sentimento lo può fare con cazzimma, è la modalità, certo, la raffinatezza con cui lo sei, anche questo, i cani sono fortunati e sfortunati, dipende con chi si trova. Sì, dipende dalla se relazione. Si trovano con una persona che può dare, il cane assimila molto, se una persona non dà niente, e quel povero cane è sfortunato perché ha poco da apprendere dal padrone. Però volevo tornare alla situazione biografica di Maria Rosaria. Cioè lei col cane e il figlio ha creato, come raccontato così bene nel libro, una comunità sì, di uomini animali. Ci sono anche due pappagalli. Cioè qualsiasi animale si può imparare. Poi scusatemi il pensiero filosofico, ma in effetti, per quello che ne sappiamo, la più grande differenza tra gli uomini e gli animali è che l'uomo è l'unico animale che sa di dover morire, e questo è angosciante. E dall'animale si impara, cioè l'uomo per stare bene deve dimenticarsi che deve morire, cioè deve vivere nel qui ed ora, attimo per attimo, perché tutti gli animali, per quanto ne sappiamo, vivono nel qui ed ora. Quindi come nella storia che hai messo della vignetta, no? nel libro, no? Di questi due, uomo e cane sulla spiaggia, e l'uomo cerca di allontanarsi da tutti i suoi problemi, a nulla. E il cane pensa alla spiaggia, quello che vede, insomma. E anche ho studiato con Piro molti anni, e lui appunto diceva: il leone che insegue la gazzella è il leone che sta inseguendo la gazzella e basta. Mentre l'uomo, qualsiasi cosa fa, ha sempre un pensiero recondito, una motivazione, un obiettivo, non è solamente l'azione. E, certamente in un rapporto con il cane non c'è solo l'azione, perché abbiamo anche in un certo senso il ragionamento, la finalità, ovviamente gli animali sono molto più complessi di così, però la capacità di vivere il qui ed ora è sicuramente qualcosa che dovrebbe essere riconosciuto e che noi abbiamo imparato a considerare come indice di sanità di mente. Cioè, normalmente si dice che qualsiasi psichiatra, psicologo, ti dice vivi qui ed ora, non pensare al passato, non angosciarti per il futuro. Più rimaniamo ancorati al qui ed ora, e più siamo felici. E quindi loro ci aiutano anche a godere di questi, cioè dell'attimo di cui questo libro è pieno. A me piace pensare, visto che appunto come tu sottolineavi non abbiamo dati scientifici su quale sia davvero la consapevolezza, anche sebbene poi alcuni studi sono stati fatti, l'idea che io mi sono fatta della convivenza con i cani è che loro lo sappiano perfettamente, che si vive, che si nasce, si vive e si muore, ma che a differenza nostra sappiano godersi il qui ed ora. Quindi secondo me non manca la consapevolezza, ma è proprio un approccio che hanno, è una mia idea, è quello che io ho percepito e quello che io ho imparato da loro. Se sia vero o falso non lo so, in questo libro io provo a trasferire questo. Mi hanno insegnato il qui ed ora, ma mi hanno insegnato anche che proprio non ci sta niente di male, si muore. Come diceva mio padre, la vita è una malattia mortale, quindi bisogna godersela. C'è anche il fatto che gli animali sanno di dover morire e l'uomo non accetta di dover morire. L'abbandonarsi. Questa volta con Stefania la trasformeremo in una discussione religiosa, no? O in qualche modo con la morte finisce tutto oppure no? Per me no. Anche per me no. È un cambio d'abito, almeno la
la dico così. Però, ci sono, però l'ego finisce, l'ego, cioè l'individuo. Ed è anche ora che questo è. Anche ora ci liberiamo un po' di questo ego. Sì. Noi siamo affezionati all'ego, perciò la morte è così. Così mi rompe. Ci sono altre domande dal pubblico? O siete impazienti di prendere il libro e di godervi firmacopie? No. Va bene, allora grazie. Se... Grazie. La finiamo... Allora, grazie. Salutiamo anche chi ci segue da casa. Grazie a tutti, grazie a tutti. Chi segue a casa, volete che non ci sia a casa.